Arrivarono da tre parti, quindi Napoleone marciò su Parigi praticamente accompagnato dalle truppe. Faccio del terre e lui per governò per far potere per 5 giorni, ma tutti gli alleati europei che l'avevano sconfitto la prima volta si rimesero insieme e la resa dei conti definitiva avvenne proprio qua in Belgio, a sud di Bruxelles, nel piccolo paesino di Waterloo. E ci fu la battaglia decisiva e Napoleone venne sconfitto anche perché insomma le forze avversarie erano preponderanti, forse aveva perso anche un po' il tocco, ma era Napoleone un po' invecchiato. Poi si dice anche perché non arrivò un messaggio che lui aveva inviato, che se fosse arrivato uno dei suoi generali avrebbe potuto cambiare il volto della battaglia, della storia, ma insomma, fatto sta che una volta diceva sempre, invece qui venne sconfitto e dopodiché non gli diedero più la possibilità di riprovare un'altra volta. Lo isolarono, lo mandarono a Sant'Elena e da lì non si poteva scappare, c'erano le navi che erano in mezzo all'oceano e c'erano le navi inglesi che controllavano tutto il mare circostante, quindi da lì non poteva più scappare. Infatti un uomo così abituato a una vita attiva, ad avere un così grande potere, praticamente costretto su uno scoglio, poi dopo qualche anno anche si ammalò e morì. Per lui era veramente finita, il giorno che lo mandarono a Sant'Elena. Visto cos'era successo la prima volta, gli alleati europei gli diedero un esilio di lusso nell'isola d'Elba, una bella isola vicino anche al continente, dove lui era il governatore dell'isola, poteva anche fare delle cose, ma Sant'Elena invece era un semplice prigioniero. Scontati dalla prima esperienza, volevano essere sicuri che non sarebbe più tornato. Batterlo segnò veramente la fine di Napoleone. E fu il duca di Wellington che era comandante delle forze inglesi, ma che nell'alleanza tra i vari stati europei era stato incaricato di essere il capo delle tutte alleate, si intestò la vittoria, colui lo stratega che riuscì a battere Napoleone, è passato alla storia per questo.